azienda a lavorare tutto il giorno fa fatica a cogliere appieno. Credo che il risultato sia sotto gli occhi di tutti, quindi non spetta a me valutarlo e darmi il voto, però credo che ci siano stati dei risultati. Il problema è un problema statutario, organizzativo, proprio perché, come sapete, Confindustria ha varato una riforma del suo sistema, perché è giusto che Confindustria si rinnovi, si adegui alle esigenze purtroppo sempre più veloci, rapide, immediate del mondo industriale e non solo. Quindi Confindustria sta trasformandosi in qualcosa che deve essere necessariamente più dinamico, più vicino alle aziende e ai settori, e come must, come condizio sine qua non, i presidenti delle varie associazioni, federazioni eccetera possono durare in carica al massimo 4 anni. Tu vedi bene che io sono fuori quota da mo, e quindi penso che non ci sia, anche volendo, che non è, perché appunto non è il mio caso, però non ci sono le condizioni. È chiaro che credo di passare un testimone importante che ha tutta una serie di aspetti collegati che negli ultimi anni abbiamo sviluppato, anche con tutta la filiera di cui parlava prima l'assessore Costi. Noi abbiamo via via sviluppato una serie di cose, tra cui, come si diceva prima, anche eventi all'estero che possono dare veramente un respiro e una portata sempre maggiore alle nostre attività. Quindi vedremo a giugno 2017 quali saranno i prossimi scenari, ma io non posso continuare a fare il presidente Fedunacom. Peccato.